Buongiorno da questo paradiso. Qui sono le 8 di mattina, in Italia sono le 3 di notte, ma guardate qui che giornata meravigliosa e quanto è bello poi svegliarsi e vedere questo, cioè wow. E passeggiando qui sul nostro muletto ho trovato una piccola piccola conchiglietta, guardate che carina. Adesso la rilanciamo in acqua così qualche piccolo paguretto potrà utilizzarla come casetta. Pluff! Non so se li vedete, ma ci sono dei pesciolini gialli sott'acqua che riflettono un pochino. Qui ce n'è uno nero che passa. Scusate la faccia, ma appunto ci siamo appena svegliate, ho messo questo vestito che è della collezione Belen per Shein. Sotto ho semplicemente il costume, anche se poi lo cambierò quando andiamo a fare snorkeling. Adesso andiamo a fare colazione. E questa è la strada che dobbiamo fare per andare a fare colazione. C'è questo muletto che ci collega all'isoletta. Ed eccoci qua, questa è proprio l'isoletta, è piccola piccola, quindi veramente si cammina pochissimo e si può vedere tutta l'isola in mezz'oretta tipo. Sembra veramente di stare tipo nella giungla. Dove dobbiamo andare? Io che come al solito non ho la minima idea e il mio senso dell'orientamento è veramente come quello di un bambino di 2 anni. Ecco la nostra colazioncina. Io ho preso 2 croissant, questi sono ancora caldi, mamma mia, hanno un profumo buonissimo. Questi sono con la marmellata, ma ce n'erano anche di altri tipi. Poi ho preso semplicissimo yogurt bianco e un po' di frutta. Sto aspettando mi portino il cappuccino. E questo è succo al mirtillo rosso. E dopo, tra l'altro, dopo colazione andremo proprio qua a fare snorkeling vicino al ristorante, perché ce l'hanno consigliato come posto appunto per vedere tantissimi pesciolini. Tornata in camera, ho fatto la doccia e adesso ragazzi sono super emozionata perché sarà la mia prima sessione di snorkeling alle Maldive per questa volta, quindi questa è probabilmente la cosa che io preferisco fare qui alle Maldive, andare sott'acqua e vedere tutti i pesciolini e incontrare qualsiasi animaletto sott'acqua, che paradossalmente mi spaventano più quelli fuori, che tipo se vedo uno squalo qui non mi spavento. Strana questa cosa, ma è così. E quindi sì, adesso prendiamo la GoPro, andiamo sulla spiaggetta davanti al ristorante e da lì iniziamo la nostra sessione di snorkeling, quindi le prossime scene di questo video saranno con la GoPro.
sessione di snorkeling è stata, diciamo, mediamente proficua. Dai, abbiamo visto tantissimi pesciolini, c'era una zona in cui c'erano tantissimi coralli, quindi c'erano tantissimi pesciolini, è stato bellissimo. Non abbiamo visto la tartaruga, per questo dico mediamente proficua e non altamente, perché appunto siamo andate lì per cercare le tartarughe, stavolta non le abbiamo viste, ma ci hanno detto che è lì che vivono, quindi siamo speranzose per la prossima sessione. Ma è stato super, super divertente, perché praticamente ieri la biologa marina ci spiegava che la sabbia bianca delle Maldive, vi giuro, voi non ci crederete, ma è così, la sabbia bianca delle Maldive, come che nasce? Ci sono i parrot fish, che sono questi, sarà pesce pappagallo, presumo in italiano, che sono quelli grossi, ne avete visti diversi nelle riprese dalla GoPro poco fa, sono quelli grandi, un po' rotondeggianti, che sembrano tipo cicciotti, tutti colorati, alcuni sono più blu-azzurri, un po' più piccolini, altri sono molto grandi e tipo anche rossi, e praticamente loro mangiano i coralli, e che cosa fanno? La loro cacca è la sabbia bianca che noi vediamo qui sulle spiagge, quindi praticamente la biologa marina ieri ci diceva, cioè, se vi piace questa sabbia bianca qui, ringraziate questi parrot fish, questi pesci pappagallo, perché praticamente è la loro pupù. E mi ha fatto troppo ridere, perché ieri ho pensato, ho detto, no vabbè, di questa cosa non mi sono mai accorta. E poco fa, nuotando, e l'ho filmato, quindi si è visto nelle riprese, spero, c'era questo parrot fish che sgranocchiava i coralli, quindi sono andata lì a filmarlo, ed è bellissimo perché sott'acqua senti il suono dello sgranocchiamento, tipo, mi fanno troppo ridere. E poi si sposta, perché evidentemente si è accorto che stavo lì e l'ho disturbato, si sposta e mi ha fatto la pupù davanti, ed era effettivamente una scia di sabbia. Praticamente il corallo lo sgranocchiano e poi esce così. E questo, questa sabbia bianca così bella che noi vediamo, è pupù di pesce pappagallo. No vabbè, comunque ragazzi, guardate che meraviglia, non posso fare a meno di filmare costantemente questa vista. Io sono qui adesso che mi rilasso sulle sdraio, bellissimo, perché lì abbiamo anche tipo una specie di gazebo letto. Ma non vi faccio vedere altro della stanza, che tra l'altro è la stanza più bella di tutto il resort. Abbiamo una suite, la suite più bella e più grande di tutto il resort, infatti è stata una sorpresa veramente, vabbè, pazzesco, pazzesco. Siamo al Gangehi Resort, vi lascerò comunque tutto, magari ve lo metto anche in sovraimpressione perché è un po' difficile da pronunciare, che è però un resort italiano praticamente al 100%, parlano tutti italiano, e ho visto che mi avete scritto sul post su Instagram che in tanti già ci siete stati qui, quindi già lo conoscete, alcune in viaggio di nozze, e quindi è ottimo anche per chi magari arrivando dall'Italia appunto non sa parlare benissimo inglese, e qui non avrà problemi perché tutto lo staff, cioè il direttore è italiano e tutto lo staff qui parla italiano perfetto, quindi appunto questo può essere un plus per chi appunto ha difficoltà con l'inglese o comunque non lo parla alla perfezione. Qui siete proprio tranquilli, potete parlare italiano ovunque. Ma appunto non vi faccio vedere altro della nostra casetta qui, perché vi filmerò o questo pomeriggio o domani l'home tour proprio dedicato, in cui vi faccio vedere tutto 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 tutto. Mi avete chiesto in tantissimi con chi sono qui, e sono con un'amica, lei adesso sta facendo ancora un po' di snorkeling, io invece mi metto ad editare qualche video e qualche fottina, così posso caricarvele direttamente. E qui è quasi mezzogiorno invece da voi in Italia, sono quasi le 7 di mattina, quindi per noi è già metà giornata e voi in Italia vi state svegliando praticamente. Quindi adesso mi metto un pochino a lavorare al cellulare, non mi lamenterò nonostante io debba lavorare, perché con questa vista veramente non mi posso lamentare. Non fate caso ai miei capelli completamente impazziti, li ho sciacquati dopo la sessione di snorkeling, adesso si sono asciugati, però appunto la piega è inesistente praticamente. Comunque adesso stiamo andando a pranzo e siamo qui al centro dell'isoletta, siamo quasi arrivate ed eccoci qua. Questo è il ristorante, uno dei ristoranti, in realtà ce n'è un altro più vicino alla nostra stanza, ed eccoci qua. Vi faccio vedere il buffet, ci sono tutti i tavoli qui al centro, lì c'è un'altra parte del ristorante, tutto con questa vista pazzesca, e adesso vi faccio vedere, ciao, e adesso vi faccio vedere il buffet, c'è veramente di tutto, pizza, focaccia, pane, qui ci sono le insalate,
Ciao. Sono tutti molto simpatici, come vi dicevo parlano tutti italiano. Interessanti queste crocchette, guardate che meraviglia ragazzi, vi faccio proprio una mega panoramica, ma c'è davvero di tutto. Sto tonno. Ciao, grazie. Oh wow, no vabbè, sotto prenderò questo, poi qui varie salsine, li cucinano. Grazie, ciao, ciao. Wow, grazie. Alla riso. Riso con le verdure, il cuore bianco. Wow, grazie. Gratinate fuse le verdure, pure farfelle con arrabbiata. Ok, mi sa che prenderò le tagliatelle all'arrabbiata. E poi qui abbiamo tutti i dolci che sono veramente... Wow. Un sale al cioccolato. Questa la prendo sicuro? Sì, la panna cotta di misto. Qua c'è biscottino, frutta rossa, bananetta, e le mini banane maldiviane. Ciao! Questo è il nostro pranzo. Lui si è preso un po' un mix. Io invece alla fine ho preso la pasta all'arrabbiata. Lo so ragazzi, lo so. Pasta all'arrabbiata, un pezzettino di pizza. E poi voglio provare questa crocchetta maldiviana, che è patate e pollo, mi hanno detto. Come dolcetto, visto che sono abbastanza piena, non sono riuscita a prendere tanti dessert, ma ho assolutamente voluto assaggiare il gelato alla banana che è fatto in casa. Qui hanno sempre gelati fatti in casa di vari frutti, ogni giorno ce n'è uno diverso. Ieri cosa che abbiamo provato? Pera. Ieri ho provato il gelato alla pera, era buonissimo, e questo è il gelato alla banana, che a me di solito il gelato alla banana non piace. Ma questo ha, cioè è strano da descrivere, ma questo sa veramente di banana, non ha quel sapore artificiale di banana a cui siamo abituati. Questa è vera banana fatta gelato. E poi ho preso un po' di frutta, qualche fettina di arancia, mela verde e papaya. Lì c'è una di queste lucertole stranissime che hanno qui, ma sa che se mi avvicino se ne va. Signorina, sembri un piccolo dinosauro tu. Sembri proprio un piccolo dinosauro. Whoop! E se n'è andata. Allora, il gallo che ci ha appena attraversato la strada, quello là, è Cesare. Cesare? Non ha tempo per noi, giustamente. Però lo vediamo zampettare parecchio qua in giro. Ciao Cesare, a dopo. Eccoci ragazzi, ci siamo cambiati. Io ho messo questo costumino, ve lo faccio vedere. Crochet e poi sotto questa gonna lunga, e stiamo per andare a fare un'escursione. Ciao. E stiamo per andare a fare il sunset fishing, quindi pescheremo al tramonto sulla barchetta. Appunto partiremo con questa. Già l'ho fatto questo sunset fishing una volta alle Maldive e non sono riuscita a prendere niente, quindi immagino che neanche stavolta mi andrà benissimo, però ci proviamo. No vabbè, che meraviglia, siamo venuti qui sul tetto e la vista è qualcosa di meraviglioso, veramente. Ci stiamo allontanando dalla nostra isoletta, che adesso vedrete interamente, voglio proprio farvela vedere che si vede quanto è piccola quando ci allontaniamo. Là. Peccato. Ah, c'era una tartarughina, l'abbiamo vista spuntare perché è uscita per respirare, poi è ritornata, volevo filmarla ma so che non ho fatto in tempo, però era proprio qua. Che carino. Allora, praticamente ci hanno dato questi guanti che anch'io adesso mi metterò, e questo è il string, praticamente il filo, ed è un modo tipico di pescare qui alle Maldive. E non avete visto, ma c'è l'amo praticamente alla fine di questo lunghissimo filo, e c'è l'esca, ovviamente un pezzettino di pesce, e adesso vediamo se riusciamo a pescare qualcosa, mi ci metto anch'io. Tornate dal sunset fishing ragazzi, non abbiamo pescato un tubo. Siamo state lì per delle ore, tutti hanno pescato pescioloni giganti. Io e Lucy abbiamo praticamente dato da mangiare noi ai pesci, ogni volta dovevo cambiare l'esca e quindi ho sfamato, diciamo, un po' di popolazione di pesci questa sera, quindi abbiamo fatto la nostra buona azione e adesso ci mangiamo il pesce. No, in realtà io ho preso il pollo, adesso vi faccio vedere. No, in realtà c'è anche pesce, vi faccio vedere. Molto molto leggera, ma forse prenderò ancora qualcosina. Ho preso il pollo impanato e poi questo cannellone
di pesce che mi interessava provare, poi se sono buoni ne prendo altri, un po' di carote e un po' di patate, patate al forno, carote lesse. E come dessert anche questa volta ho skippato tutte le cose cioccolatose, ma non ce la faccio proprio, e quindi volevo qualcosa di fresco, di setante e di leggero, ed ho preso questo sorbetto alla pera che è sempre fatto in casa, è buonissimo, e poi un po' di frutta, arancia e anguria. Lucy invece ha preso la crema catalana con l'arancia e la torta alla banana. Tornate in camera, dopo cena siamo andate a fare una passeggiata sulla spiaggia perché ci hanno detto che ieri hanno visto il fitoplancton, la bioluminescenza, che già ho visto una volta alle Maldive, ma era veramente pochissima, e quindi avevo questa speranza di rivederla. Ci siamo precipitate in spiaggia, ma appunto non c'era questa sera, ma abbiamo ancora tanti giorni qui alle Maldive, quindi ogni sera proveremo a vedere se la troviamo. Quindi incrociamo le dita, naturalmente se la vedo cerco di filmarvela o con la videocamera in un video YouTube oppure su Instagram e TikTok, ma se c'è ve la faccio vedere al 100%. Nel frattempo adesso siamo tornate in camera, io come al solito con il mio accappatoio, che quando sono negli hotel, nei resort, adoro, mi fa sentire in vacanza coccolata. È stranissimo perché sto sentendo la famiglia e gli amici che sono in Italia, e lì sono le 5 di pomeriggio, qui sono le 10 di sera. Prima di andare a dormire però mi metto al montaggio di questo video, così incrociamo le dita, ragazzi, speriamo che possa essere live già domani, così lo programmo per domani alle 17:30 ora italiana. Non ne sono certa però, perché non sono sicura che internet sia velocissimo. Per funzionare dal cellulare non c'è nessun tipo di problema, però come sapete l'upload di YouTube è sempre molto particolare, anche perché tutti qui hanno bisogno del download di dati, io invece che i contenuti lì carico ho bisogno del, vabbè, i miei capelli sono un disastro, oddio ancora peggio, ho bisogno dell'upload, quindi appunto incrociamo le dita anche per questo, che io riesca a caricare il video, ma voglio montarlo apposta già stasera, così lo lascio caricare tutta la notte, che mal che vada, anche se ci mette tutta la notte, comunque domani alle 17:30 dovrebbe essere online. E domani invece penso che vi filmerò l'home tour della nostra casetta qui alle Maldive. Quindi mia family, io vi mando un bacio gigantesco, grazie per avermi seguito in questo video, spero di, cioè, so che è strano da dire perché ovviamente non posso portarvi tutti qua come alle Maldive, però con questi video veramente spero di farvi sentire come se foste qua con me, di farvi vedere tutte le cose che mi entusiasmano, che mi emozionano, e le cose anche basilari della giornata, così spero che in quei minuti in cui guardate questo video vi dimenticate di tutti i problemi, tutte le difficoltà, di tutte le cose brutte, e pensate di essere alle Maldive con me. Quindi io vi mando un bacio gigante. Non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio fortissimissimissimissimo, e io vi aspetto, credo domani, non ne sono sicura, ma credo domani con un nuovo video. Ciao.